buongiorno a tutti gli amici di Fuori Onda. Con questa nuova edizione del TG vi daremo notizie dal carcere di Villa Fastigi di Pesaro. In particolare vi parleremo delle attività e degli eventi che si svolgono e riporteremo voci e pensieri dei detenuti. Il tutto per cercare di aprire un canale comunicativo con il mondo esterno, nella convinzione che tutto ciò possa portare ad un dialogo costruttivo. In questo numero vi faremo vedere un servizio riguardante il coro dei frati minori della Basilica di San Francesco di Assisi, che si è svolto all'interno del carcere qualche giorno prima di Pasqua. L'incontro è stato molto condiviso da parte dei detenuti ed ha portato un momento di serenità e profonda riflessione. In particolare è stato eseguito il Cantico delle Creature, scritto da San Francesco nel XIII secolo, e ci ha riportato il suo animo ecologista. L'importanza di tale tematica è stata decisamente sottolineata da Papa Francesco nella recente enciclica Laudato Si. È vero che il lupo ha sbagliato e che meriterebbe di essere detenuto, ma ricordatevi che prima di tutto è una persona con una sua dignità. Sempre la dignità umana deve precedere e illuminare la giustizia. Il primo servizio sulle nostre attività riguarda il corso di Piantone. Il nostro inviato Mustafa Mazou ha intervistato Massimiliano Augello, docente del corso. Salve a tutti i telespettatori di Fuori Onda. Ci troviamo all'interno della redazione del carcere di Pesaro e qui con noi c'è Massimiliano Augello, docente del corso di Piantone. Salve Massimiliano, ci spieghi in cosa consiste il corso di Piantone? Sì, questo corso è stato organizzato dall'Agenzia per l'Innovazione, è stato pensato per i detenuti e riguarda tutto l'ambito della cura alla persona. Quindi trattiamo di igiene personale, igiene dell'ambiente, la mobilizzazione, l'aiuto nella mobilizzazione con ausili, primo soccorso, insomma tutto quello che una persona ha bisogno nella vita quotidiana. E appunto si viene a formare questa figura che è un caregiver e si occuperà di un altro compagno detenuto nelle attività di vita quotidiane. Allora, ma quali obiettivi pensi di raggiungere con questo corso? Come obiettivi diciamo appunto c'è la formazione e la volontà concreta di un lavoro appunto proprio come Piantone. E, quindi c'è uno sbocco reale e concreto nell'ambito carcerario e poi perché no magari anche una strada che si apre al di fuori dal carcere. E i detenuti come si mostrano? Si mostrano partecipanti? Sì, devo dire la partecipazione è molto attiva, e c'è un grande interesse anche perché viene rilasciato un attestato di partecipazione che ha una notevole validità e appunto conferma questa formazione che è avvenuta qui. Da Villa Fastigi è tutto, Mustafa, a voi in studio. Questo primo numero si conclude con la rassegna stampa redazionale. Fuori Onda, canale di ondalibera.tv, di cui questo TG è espressione, propone una sintesi dei principali articoli apparsi sull'ultimo numero di Penna Libera Tutti, inserto mensile di Il Nuovo, scritto interamente dai detenuti. Amici di Fuori Onda, vi leggeremo la rassegna stampa di Penna Libera Tutti, un inserto scritto e fatto direttamente da noi detenuti. Il primo articolo su cui ci vogliamo soffermare tratta di un'applicazione per giudicare i reati in modo non più arbitrario. Sarà completamente gratuita e si accettano qualsiasi tipo di volontari per poterla migliorare e magari anche per poterla buttare nel mercato. E passiamo al prossimo articolo, scritto sempre da un detenuto, Quella vita da non buttare mai. Un articolo bellissimo che esorta a lasciare nelle mani giuste un incompleto anonimato, il neonato non voluto direttamente dalla madre. Poi abbiamo su Ornella Frovero, autrice del libro Cattivi per sempre, è un racconto di un libro, di un viaggio nel circuito di alta sicurezza, mettendo a confronto le storie e i percorsi dei cosiddetti irrecuperabili. Molto bello.
concludiamo con l'incontro con il liceo classico Mamiani, è avvenuto qui nel carcere di Villa Fastigi, a conclusione del progetto con la scuola. Questa esperienza ci ha insegnato che una volta buttato giù il muro dei pregiudizi si possono costruire solo i ponti della solidarietà. Pena libera tutti è un inserto che lo potete trovare dentro il circuito di Il Nuovo, che lo potete reperire in tutte le edicole. Per questo è tutto, grazie per la vostra attenzione.